Allora, buonasera a tutti. Riprendo questo pomeriggio la solita serie di clip sulla storia del rock, parte di essa, che sto pubblicando qui praticamente da sotto casa mia al Parco della Caffarella. Allora, giusto per, visto che c'è chi pensa della bizzarria di queste inquadrature un po' alla Tarkovsky, no? Che mi hanno detto uno sotto il video della Trap che così vado a sbattere e non vado da nessuna parte. Ecco, gli rispondo qua a quel ragazzo sotto il video della Trap. Io non ho nessuna ambizione, nessuna velleità di tirarci su un centesimo o un questo. È tutto un mio diario di bordo che così lascio a disposizione su un social come YouTube, e poi sta anche su Instagram, ma soprattutto i video stanno su YouTube, di ciò che io ho ascoltato in circa 47 anni di età. Cioè, io ho iniziato ad ascoltare musica 47 anni fa, ancora sto ascoltando musica e sto appuntando tutto qua sopra. Dopo, e gli dico pure a questo ragazzo, oltre che non vado a sbattere, visto che c'è chi mi ha chiesto: ah, ma guarda che con questi video del Ciuforo non vai da nessuna parte, non c'hai neanche un iscritto. A me non è che mi interessa avere tanti iscritti, anzi, secondo me io ne ho pure troppi. La mia storia l'ho fatta, ho scritto per riviste prestigiose, italiane, prestigiose, non il giornaletto parrocchiale. Ho scritto 10 anni per Onda Rock, il mio nome, e questo lo dico pure al ragazzo della Trap, sta su Wikipedia, il mio nome vero, nome e cognome, citato nelle pietre miliari di Wikipedia, di dischi importantissimi della storia del rock, per cui la mia fetta di gloria io già l'ho avuta. Sto qui principalmente, appunto, sia per appuntarmi un po' quello che io so, perché non ho niente di scritto, cioè, tranne i miei scritti su Onda Rock non è che c'è molto, se no in giro, c'è qualcosa sul sito di Scaruffi e qualche vecchia copia muffita di Blow Up che credo che sia al macero, quindi non si trovano più. Poi, chiaramente, se c'è qualcuno che gli va di stare ad ascoltare le mie memorie, se vogliamo, perché queste sono, è come un diario di bordo. Quindi io non sono né un professore né un coso, anzi io per esempio per le date, i nomi dei dischi, spesso scambio, mi sbaglio, ho dei lapsus quando parlo, ho detto pare una cosa gravissima, che un disco di Playboi Carti era del 2010 invece era del 2020, ma è ovvio che è un lapsus, mi sono sbagliato mentre parlavo, voi non vi sbagliate mai? Ecco, quindi vi tenete queste belle inquadrature alla Zabriskie Point senza la Valle della Morte, così a camera fissa, con la mia voce che vi carezza e vi racconta qualcosa. No, invece voglio chiedere io scusa per un post che ho fatto ieri sera, ma lì ero un po' cazzato con il mondo, in cui ho detto: beh, ragazzi, se questo è lo scotto da pagare, che uno mette tutto gratis a disposizione, allora il vostro sapere tenetelo tutto per voi. No, 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 ho cancellato tutto, assolutamente, lì ero un cazzato, ho scritto quella cosa, no, 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 le cose se si sanno vanno condivise ed è un dovere morale e civile verso gli altri condividerle. Quindi se sapete una cosa, no, 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 condividetela. E appunto, quindi anche qua, se c'è qualcuno che gli va a ascoltare, ascolti, altrimenti oh, è pieno dei canali, cioè, non è che vi dovete fissare su di questo. Come diceva Woody Allen, il problema non è Dio, il suo fan club, e io posso dire: il problema non è la Trap, sono i suoi fans, che evidentemente hanno un livello socio-culturale credo abbastanza basso, da quello che vedo, insomma, se si attaccano a certe cose. Beh, qui mi sento in dovere di rispondere a chi mi prende per il sedere, chiaramente. E stanno, io non cancello niente, stanno tutti sotto quel video. Che poi io ringrazio perché quel video lì in 2 giorni ha fatto 600 visualizzazioni, che sono quasi il triplo dei miei iscritti. Quindi neanche Federico Frusciante credo sarebbe riuscito a tanto con 90.000 e passi iscritti. Quindi a me fate solo un piacere. Allora, quest'oggi però volevo parlare, prima dicevo degli Wire, no, invece voglio completare sempre la fase di musica piuttosto recente dell'hip hop, perché io preferisco dar spazio in realtà a cose nuove più che cose di un passato anche glorioso come quello degli Wire.
preferisco per adesso dare spazio a cose recenti, e non solo perché sono novità, ma anche perché sono novità non da tutti conosciuti, specialmente da quelli della mia fascia d'età. Quindi se loro stanno ad ascoltare, meglio, cioè mi farebbe anche piacere, anche perché credo che conoscano poco o prendano poco, purtroppo. Volevo parlare un pochino di Lil Peep, un rapper unico nel suo genere, un ragazzo nato della classe 1996, originario della Pennsylvania ma praticamente cresciuto a New York, che purtroppo è deceduto prematuramente nel 2017 per storiacce di droga a 21 anni. E ebbe una certa gloria sia l'anno prima, nel 2016, gloria, insomma, se ne cominciava a parlare abbastanza nel 2016, soprattutto dopo la sua morte, e, per aver coniato prima in assoluto una sorta di emo rap hip hop. Lui potrebbe essere, secondo me, un po' il Kurt Cobain dell'hip hop. Uno che alla fine, cioè Kurt Cobain si sparò, questo morì di overdose, però l'approccio è abbastanza simile, secondo me, in certi temi e crisi esistenziali che li accomunavano entrambi. Lui si fece notare prepotentemente sulle piattaforme digitali, io però l'ho sentito un po' dopo, con un bellissimo mixtape che è rimasto, secondo me, il suo capolavoro, Part One, uscito solo in digitale con la copertina bianca, che dura 25-26 minuti, e quello è veramente un esperimento unico mai uscito prima nel campo dell'hip hop, neanche nella cloud rap, niente, è un qualcosa che effettivamente è hip hop, ma ha più a che fare con una sorta di folk psichedelico, tra addirittura echi di Sibarek, Nick Drake, finanche cose un po' Leonard Cohen, chiaramente senza la voce Leonard Cohen, ma quelle atmosfere un po' depresse, molto con attitudine comunque anche psichedelica. I beating sono hip hop, chiaramente tutto abbastanza dilatato, perché poi alla fine lì sono canzoni vere e proprie, non è che siano effettivamente dei flow hip hop. E questo che sorprese molto, e poi soprattutto i testi di No Spleen e Idol, proprio come nella miglior tradizione dark wave anni 80, cioè quasi di un aspirante suicida, che poi alla fine lui è morto 2 anni dopo, quindi forse in quella non era proprio così falso o fasullo come molti, per esempio gruppi metalcore che hanno questa tendenza suicide e poi non si ammazzano mai, no, lui si è effettivamente morto sul serio. Ecco, quindi questo primo mixtape, che si trova su Bandcamp ma soprattutto su YouTube, non si trova su Spotify, con la copertina bianca, è effettivamente un esperimento unico nel suo genere e su cui si potrebbero, dovrebbero confrontare tutti coloro che si approcciano a questo stile di hip hop molto emo, poche parole, molto emo e parecchio acustico. E è un caposaldo, sta tutto lì su YouTube, ascoltatelo, io lo consiglio caldamente, ed è una delle cose più belle, più originali uscite in questo ambito hip hop, se vogliamo rientrarlo nell'hip hop, degli ultimi 20 anni, sicuramente, senza ombra di dubbio, è tra i vertici assoluti. Infatti lui piace a un pubblico anche molto indie, non specialmente hip hop, anzi nell'hip hop credo non tanti, forse le ultime cose. Poi il suo nadir di depressione con un EP dell'inizio 2016, California Girls, in cui c'è un ultimo pezzo, una sorta di sonata pianistica stonata e rimanipolata, quello è un altro dei suoi vertici, e quello pure è un bel proseguio del primo mixtape Part One. Diciamo che continua il discorso e forse le atmosfere sono addirittura anche più depresse. Entrambi le ho postati nella mia bacheca, sia YouTube che nelle storie di Instagram. Poi fece invece un mixtape, che quello si fece più notare a livello anche forse di popolarità, Hellboy,
che c'è lui con una maglietta da football americano rossa. Quello è quello un po' più canonico, più leggermente hip hop, ma molto ben fatto. Ecco, lì veramente quello è il primo veramente disco con un ritmo che hip hop è leggermente meno depresso. Però poi con i due EP successivi, Castle e Castle 2, specialmente il Castle 2, lì invece ritorna, sì, ha sempre un clima più accessibile, però ritorna un pochino alle atmosfere un po' più acustiche e psichedeliche del primo mixtape. Diciamo, si ricollò e collega là. Poi fece un altro paio di mixtape più sull'hip hop, usciti praticamente a cavallo l'uno con l'altro. Dopodiché lui morì nel 2017 a soli 21 anni. E chissà cos'altro ancora poteva inventare, perché comunque ha una media abbastanza buona, cioè nonostante abbia dei mixtape alcuni un po' così, come spesso capita, un po' filler, ci sono almeno il primo capolavoro assoluto e tre grandi dischi, il che insomma nell'arco di due anni non è poco, anzi di un anno e mezzo in realtà, no, due anni. Quindi è un piccolo genio dell'hip hop, eh? Cioè non c'è solo Billy Woods o BGP Mafia, questo è notevole. E purtroppo RIP, ci dispiace, sono passati ormai quasi una decina d'anni, perché 2017 quasi ci stiamo, e va bene. Quindi questo è il primo esempio di emotional hip hop, rap hip hop. Poi Loop Fiasco, ecco, volevo parlare anche di questo, che lo stavo riascoltando stamattina, che io ho un disco suo, Tetsuo and Youth, del 2015 sempre, che secondo me, riascoltato oggi, lui già aveva esordito con un buon disco, lui di Chicago, nel 2006, con un buon disco di consonance hip hop, però questo qui, secondo me, e qui si incazzeranno in tanti, è il disco che Kendrick Lamar voleva fare e non è mai riuscito a fare. È un fantastico disco di consonance hip hop, ma fatto veramente con le palle, con basi fatte veramente bene, in cui dentro ci sono addirittura elementi cameristici, roba blues un po' alla Cream, qualcosa anche un po' Little Feat, funk anni 70, ma soprattutto queste influenze poi orchestrali ma colte, quindi insomma me lo sono rigoduto. E poi c'ha dei bei flow fatti non mushi, belli insomma, giustamente potenti, senza essere strafare, e vivamente consigliato. Loop Fiasco, Tetsu and Youth del 2015, quello ce l'ho su Atlantic, uscì, e quello ce l'ho proprio in formato fisico, lo comprai proprio quando uscì. Per me è uno dei capolavori di quel tipo di hip hop lì, the consonance hip hop, ed è meglio di qualsiasi cosa di Kendrick Lamar. Ora mi immagino la pletora di commenti negativi, però questa è la mia opinione. Poi volevo segnalare ancora un disco che Lost mi ha ringraziato, che gli ho segnalato, che avevo citato già nella clip della storia dell'hip hop, però non mi veniva bene il nome, che ho beccato su Spotify, SB The Moore El Negro, che è un lungo album di 18 pezzi chilometri con Colossal di abstract hip hop, ma talmente astratto che c'è dentro da Frank Zappa, le produzioni di Jim Steinman, quindi Pandora's Box per capirci, e musica classica sinfonica vera, cioè proprio Schubert, che ne so, pezzi così, tutto mixato in un frullatone unico, zappiano, molto zappiano, da questo ancora un po' misterioso producer, che poi in realtà ha beccato solo questo di disco veramente bello, che è del 2013, anche se su Spotify si dice 2014, però è del 2013, che io mi sono ben guardato bene di votare quasi col massimo dei voti sul mio Rate Your Music, perché va spinto, perché è un disco ormai di 10 anni fa e ancora poco conosciuto, vedo. Questo è oltre l'abstract hip hop, cioè qualcosa di davvero assai originale. Lui è un producer di Los Angeles, di
afroamericano e coi baffetti, sta lì sulla copertina. L'ho messo, l'ho posto spesso nelle storie di Instagram e l'ho posto pure in bacheca, e quindi questo è quanto. Va bene, per oggi vi saluto e domani vediamo. Volevo parlare del Wire, ma io posso essere pure che cambi idea dal giorno al domani. Ciao ciao!